Innanzitutto grazie da parte della Commissione Bilancio Senato e dal Senato in generale per questo intervento che ci dà prova di come sta lavorando bene la Banca Europea per gli investimenti. Volevo fare un accenno sulle tre direttrici, non solo del Recovery Fund, ma anche del Green New Deal, che sono praticamente il rispetto sociale, l'innovazione e l'ambiente. Ecco, su questo, che sono le tre direttrici fondamentali, BEI le rispetterà anch'essa o potrà andare oltre, potrà anche finanziare altre cose? Poi volevo chiedere, ci ha parlato molto di crescita e sappiamo che è molto importante, ma non sarebbe ora di aggiornare magari anche queste tabelle e parlare di crescita sostenibile, visto che quello dovrebbe essere il nostro obiettivo principale, quello di creare comunque un paese, quindi un'Unione Europea migliore, soprattutto dal punto di vista sociale e ambientale. Poi volevo parlarle delle imprese in difficoltà, perché purtroppo se ne parla sempre meno, è un periodo molto difficile per molte imprese e temo si stia facendo poco per aiutarle. La mia domanda è questa, non auspica che dei miglioramenti dal punto di vista dei requisiti patrimoniali, sia bancari che delle imprese, affinché anche le imprese in difficoltà possano avere accesso al credito? Attualmente molte sono escluse, ma molte sono le aziende che saranno escluse se non si interviene in tal senso, perché purtroppo stiamo vivendo un periodo di crisi. Quindi, da questo punto di vista, come la pensa la BEI? Grazie mille. Da ultimo, Presidente, ha citato bene sociale, innovazione, ambiente, aggiungo infrastrutture, sono priorità e sono aspetti in cui noi guardiamo sempre. Per esempio, noi facciamo un impatto sociale, un'analisi dell'impatto sociale, per esempio, anche se il rispetto dei diritti umani è presente quando finanziamo progetti al di fuori dell'Unione Europea, ma anche nel sociale sta molto cambiando il paradigma. In Italia abbiamo pochi social impact fund, cioè fondi che investono nel sociale. Una volta si diceva o faccio un'iniziativa sociale o faccio un'iniziativa che ha un ritorno economico. Oggi invece le due cose abbiamo finanziato dei fondi che fanno investimenti nel sociale, molto interessanti in Olanda, in altri paesi, ma anche in Italia abbiamo fatto un accordo con Cassa Depositi e Prestiti proprio per intervenire sui social impact fund. È un nuovo tipo di strumento che sta prendendo piede, su quella base di questo nuovo paradigma, ciò che è sociale può anche essere redditizio. Ed è ovvio che noi non guardiamo ai progetti se non valutiamo che abbiano una sostenibilità nelle piccole medie, nel lungo termine. Sui sistemi di garanzia, va bene, ho spiegato come funziona il nostro meccanismo di sostegno alle imprese, alle piccole e medie imprese, o linee di credito alle banche affinché loro prestino, oppure garanzie alle banche affinché siano incentivati a prestare a soggetti che altrimenti sarebbero più difficili da loro da servire.